Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Natale? Tu che cucini? Dipende. La solita minestra, il brodo, la zalata di rinforzo, manca un po' di baccalà, l'anguilla. Il menù di mamma, napoletana. A Napoli non ci sono dubbi, la tavola di Natale non può rinunciare al sapore della tradizione. E così al mercato della Pigna Secca non c'è nemmeno bisogno di scrivere la lista della spesa. Baccalà, capitone, anzalate rinforzo. Salmone, tartine. C'è il capitone, che oggi la nuova generazione nemmeno gli piace, si fa lo stesso per tradizione. Faccio un bel pezzetto di baccalà fritto, bello sistemato. In che modo? Vabbè, fatto impanato e tutto come si fa. Poi giorno appresso il brodo, tortellini e tagliolini. Salame, prosciutto, questa roba qua. E custate lì, piegano arrostuto. O stufole che fai? Che sostituireste dei piatti vegetariani? No, non lo penserei proprio. Sono vegetariano, no, già è triste la vita. Adesso ci sono pure le usanze più moderne, le bruschette, le tartine col salmone. Ma lo sostituirebbe il salmone con il seitan? Il sedano? Cresce? No, mai. Invece berreste uno spumante analcolico a base di fiori di sambuco? Per provare, può darsi sì, a tutti i millanni si prova questa roba qua, ci fanno un fuoco, si butta la bottiglia a bascia, Io sono contro a queste cose, per me il menù napoletano è sacro. Amoretti, stiamo buoni così, perlomeno morimmo sazi. A dove stanno meglio ristorante? A dove...